Ciao a tutti brasoni, bentornati sul canale del Nagu. Siamo al Mugello, pista a noi favorevole, almeno in Moto2 e in Moto3 è andata così. Vediamo in MotoGP con, ricordiamo, un'Aprilia che si sta piano piano upgradando. Buongiorno, buongiorno e ben collegati con il Mugello. Ciao Guido, andiamo solo a interagire come sempre sul freno e poi in gara, ragazzi, poi lo vedremo, finite le prove quando andremo in gara, azzarderò una media media, per cui ci vediamo dopo le prove, a tra poco. Noi ben collegati dalla Ed eccoci qua, splendida cornice ragazzi. delle colline Allora, è andato un toscane. po' Le meglio, immagini che nel vedete. senso che ci siamo qualificati terzi alle Q1, però veramente vicini sia a Folgar che a Espargarò. Espargarò è una questione proprio di millesimi, è stata una qualificazione al millesimo, per cui andiamo a vedere. Pole position è di Vignales, comunque noi partiremo tredicesimi, per cui bene o male in mezzo al gruppone, ma sono sicuro che in gara potremmo fare meglio. Allora, facciamo una cosa. Andiamo ad azzardare questa gomma media sul posteriore, anche se l'avrei messa anche sull'anteriore. E va bene così. Andiamo in gara. Saranno 6 o 7 lunghi giri. Forse anche 5 al Mugello, non lo so. Attenzione, Petrucci, questa è comunque una pista da italiani. Cos'è successo? Oddio! Genio! Si è Madonna, picchiato dentro lunghissima con la partenza del Espargarò, cappello, finisce si è sul podio del Mugello, ammazzato. uno dei tracciati più tecnici e Attenzione, si prendono spettacolari di sportellate tutto il Espargarò calendario. e Eugenio. La lampada, tutte e due con l'Aprilia. Partiti, partiti, partiti a bomba. La gara è un'altra cosa. Attenzione, volutamente largo per stare lontano dai guai. Oh, attenzione, c'è caduta proprio davanti a noi. Siamo settimi, abbiamo Iannone davanti. Attenzione, con Zacco. Oh, rimane in pista Eugenio. Ma Zacco spinge forte. Mamma mia, cosa è uscito Eugenio. Che ricordiamoci, è una gomma media sul posteriore. Io l'avrei portata anche sull'anteriore, perché soffriremo anche sull'anteriore in questa pista. Vedrete, 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 vedrete. Aia. Mi sono distratto un attimo. Abbiamo un bel cagnaccio come Crutchlow, ma lo affossiamo in accelerazione. Adesso abbiamo tutto lo sviluppo, credo quasi tutto. Non mi ricordo se sono passati giorni sia dei freni che del motore. E iniziamo il secondo dei 6 giri al Mugello. Pista bellissima. Eugenio italiano è italiano. Eugenio la lampada è italiano. Corre su un team assolutamente italiano e su una moto assolutamente italiana. Leggero calo nelle gomme. Forza, attenzione, Petrucci supera Dovizioso, duello Ducati, ci possiamo inserire noi con la nostra Aprilia.
Tagli tutto, tutto, apri tutto, apri tutto. Frena, frena, Eugenio. Frena. Dai che l'abbiamo preso. Forza. E levati do Petrucci. Sta anche simpatico il buon Petrux. È un gran manico Petrucci. La buccina e via. Siamo terzi. Qui le Ducati vanno fortissime sul dritto. L'hanno fatta anche bene la curva, hanno staccato fortissimo sia il Dovi che Petrucci. Ha fatto la cazzata. Lo stavo per rifare. Apri, 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 apri tutto, Genio, apri tutto. Occio, occio. Osteria. E qui il podio oggi è da sudarselo, ragazzi. Abbiamo il Petrux e il Dovi davanti a noi, e probabilmente c'è Valentino Rossi tra i primi due, non ne sono sicuro. Insomma, il Dovi prende un certo margine su Petrucci ed Eugenio. Un'aprile che sembra migliore in percorrenza di curva, guardate come esce a cannone dalle curve. No, sono arrivato troppo prepotente. Diamo una toccata al Dovi e proviamo a fare il passo. Ma qui la Ducati sul rettilineo, lo sapete, è un mostro. Eccolo che arriva il Dovi. Oh mamma, si incrociano le traiettorie. Bellissimo questo duello Dovi Eugenio. Ah, colpa mia, colpa mia. Stiamo volando, stiamo letteralmente volando. Vediamo se avrò fatto bene a mettere le medie sul posteriore. Oh mamma mia! Madonna! Cazzo, ho perso del gran tempo. Potevo fare il rewind qui, ma non l'ho fatto. Qui ho perso del gran tempo. E inizia il penultimo giro.
dolcissimo la meccanica della nostra Aprilia in staccata. Dobbiamo ricostruire tutto quello che avevamo recuperato dai primi due. Vanno forti quei due lì, vanno veramente forte. Vanno veramente forte. E qui nel misto che devo recuperare. Mamma mia! Madonna mia, cosa ho rischiato! Ma fatto a star su? Se l'ultimo giro contro le due Yamaha, incredibile rivolta del nostro genio. Ci andiamo a fare l'ultimo giro con questo trio meraviglioso. Prendi la scia, genio, prendi la scia. Non sbagliare, sta staccata, ti prego, non sbagliarla. Sono stato molto cauto. All'interno su Valentino, motore molto più cupo dell'Aprilia rispetto al motore che urla di più, quello della Yamaha. Da Valentino, bellissimo questo duello con Valentino, voglio che sia pulito. Mamma mia, cosa è uscito qui Eugenio. Mamma mia, cosa è uscito da lì Eugenio. Non sbagliare Eugenio, non sbagliare. Ho fatto bene a buttare le medie. Non sbagliare, sta staccato Eugenio. Questo è importante. Ah, sbagliata la S. No, Eugenio, proprio questa stavi sbagliando. Mamma mia, Eugenio. Mamma mia, Eugenio. Che gara, signori. Perso anche la voce. E va a vincere il grandissimo Eugenio. Mamma mia, che gara al Mugello del nostro Eugenio La Lampada. Mamma mia, 1.52, il più veloce di tutti. 1.59 Valentino. Gli unici che abbiamo, che siamo andati sotto l'1.51, 1.51 siamo noi e Valentino Rossi. Vediamo un attimino la partenza. Sapete che a me piace rivederla. Eravamo lì in quinta fila. Wow, siamo rimasti larghi. E poi abbiamo iniziato ad attaccare come dei pazzi. Le Honda sono andate malino, eh. Le Honda sono andate malino. Guarda qua. Subito su Iannone. Subito su Iannone. E qui c'è Zarco che però risponde. È stato un duello molto bello quello tra me e Zarco. Tra me e Zarco, tra Eugenio, che è la trasposizione del nostro bimbo che abbiamo dentro quando giochiamo ai videogames. Bellissimo, bellissimo. Marquez ottavo, Pedrosa nono, Petrucci quarto, Valentino quinto. Ah, aveva delle penalità evidentemente.
Eh sì, Vignale secondo, Dovi terzo, attenzione, Dovi terzo. Classifica mondiale vede Vignale 115, Marquez 100, Dovizioso 84, Valentino 79 e noi a 78. A un punto, punto, punto. Classifica costruttori, l'Aprilia scavalca finalmente la Ducati di 2 punti, ma siamo avanti. Vediamo il team Stanley Nagu che è quinta nel mondiale, dietro mostri sacri come la Yamaha ufficiale, la Honda ufficiale, la Ducati ufficiale, e c'è da poi a un punto in più la Yamaha Tech 3A della Monster, che è assolutamente un team satellite, non privato. Ed eccolo qui il nostro genio, vedo che è anche tornato in boato, trofeo guadagnato, stoffa da campione, addirittura. Guardatelo qui, fiero il nostro genio, grande Eugenio, grande, bravo. Allora, John Hopkins, sì, Anthony Hopkins, l'attore sbloccato, come no. Allora, quarto il nostro Taylor, terzo il nostro Henshaw, niente, Basilio è piantato lì, fa un cazzo. Secondo Smith, primi noi, qualche soldino abbiamo, niente ragazzi, Smith per il momento migliora solo l'affinità con la Moto2, ho l'impressione che questo ragazzo qui non cresca, proprio piantato lì. Non lo vedo bene. Non lo vedo bene. Adesso andiamo a vedere in classifica come è messo. E poi facciamo tutte le robe. Vediamo. Moto2. Poi andiamo a fare, diciamo, tutte le robe relative al team. Moto2, Morbidelli, Marquez, Liuti, Oliveira, Pasini, Nakagami, Marini e il nostro Smith ottavo. Comunque a 50 punti li ha fatti, 50 punti li ha fatti, mentre il nostro inglesino, noi non avevamo l'inglese anche, no, 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 abbiamo l'italiano, è vero, abbiamo l'italiano Basilio che ha fatto 0 punti, cioè, vabbè. Moto3, Taylor, cazzo ragazzi, primo in classifica a 3 punti su Mir e a 16 da McPhee. Quindi tutto sommato il nostro team sta andando abbastanza bene. Andiamo a leggere l'email. Finestra di mercato. Ok. Finestra di mercato. Sarà un po' lunghetta qui la roba. Perché andiamo a vedere se c'è qualche. Oh, aspetta, facciamo una cosa. Facciamo la finestra di mercato prima. Gestisci. Sponsor. Vediamo se c'è qualche sponsor che ci dà più soldi. Questa rimane quella. Premio fisso gara, bonus obiettivo gara. Ma sì. Vediamo in Moto2 se c'è da cambiare qualcosina, la cambiamo. Anche questa va bene così, non cambio nessuno e niente. Vediamo MotoGP se c'è qualche sponsor nuovo, anche se così giallo è fighissimo. 230.000 obiettivo gara, però Alpinestar ci dà veramente un botto di soldi. No, lascio così, lascio così, lascio così. Lasciamo tutto così perché bene o male i soldi sono quelli. La crew la lasciamo così, livello 3. Ovviamente qui non posso mettere un pilota in MotoGP. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Prossimo weekend Catalunya, quindi. Non c'è lo sviluppo ancora. Gestione staff. Vabbè, dai, chi se ne frega, lasciamo così. Brasoni, io direi che ci possiamo fermare qui. Abbiamo fatto una grandissima gara in quel del Mugello, veramente molto bella da giocare, ma secondo me anche molto bella da vedere perché è stata combattuta tutta la gara. Poi 7 giri, gomma media, la novità della gomma media, comunque l'upgrade della moto che sta dando delle piccole soddisfazioni. Iniziamo ad andare forte, tireremo sul livello quando
Ovviamente saremo sempre primi, non c'è gusto, allora a quel punto tireremo sul livello. Condividete, mettete un like, mettete un dislike, fate un po' quel cazzo che volete. Bella a tutti i brasoni, ciao a tutti dal Nagu, peace.